Siete anche voi indecisi su quale tipo di scarpa comprare per le vostre uscite in MTB? Oggi ne parliamo insieme. Non facciamo un unboxing di 510, bensì parliamo dell'esperienza che ho avuto in questi ultimi mesi barra anni con questo marchio, secondo me, leader nel settore delle calzature da mountain bike. Detto questo, cominciamo subitissimo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi appunto parliamo di 510. Per chi mastica la MTB da anni sa che 510 è un pilastro per quanto riguarda le calzature nel nostro sport, ma non solo. Sappiamo che 510 è famosissimo anche nel mondo dell'arrampicata e questi due mondi sono tenuti insieme dall'eccezionale grip che la mescola Stealth porta con sé. Penso sia il prodotto più iconico per quanto riguarda le calzature della mountain bike, anche perché è quello che ha rivoluzionato il modo di andare in bici con i pedali flat, quindi senza aggancio, e quindi su questa caratteristica si basa la scarpa 510 flat, ma c'è ben altro, anche perché 510 ormai è un marchio a tutti gli effetti di Adidas e lo troviamo qui sull'etichetta di ogni nuova scarpa. E quindi Adidas porta con sé anche tutto il know-how nelle costruzioni delle scarpe. Questo non è un unboxing, ma bensì vi parlo un po' dell'esperienza, delle differenze, perché a tutti gli effetti sono molte le differenze tra ogni modello di scarpa, che ho potuto provare sulla mia pelle, sui miei piedi, sul mio riding durante questi ultimi mesi, anni di riding, anche perché sono partito nella mia carriera enduristica con le scarpe flat, nonostante arrivassi da anni e anni di riding con la bici da corsa, quindi agganciato con i pedalini SPD, ma il mio primo amore, la mia prima esperienza è stata con le Freerider, il modello vecchio della casa 510. Non so se ve la ricordate, bianca, zebrata, veramente tamarrissima, ma quelle avevo trovato, quelle mi ero preso e con quelle ho passato davvero tantissimi, tantissimi momenti bellissimi in sella mia mountain bike. Oggi parliamo di ben tre modelli molto, molto diversi come destinazione di utilizzo e caratteristiche tecniche. Io partirei dalle Freerider, appunto. Freerider Pro, ovviamente scarpa flat, suola stealth, ma ancora più interessante è il fatto che l'intersuola, quindi la parte appena sopra la suola, sia in Eva. La differenza per quanto riguarda il grip su una scarpa flat la fa ovviamente la mescola, che deve essere morbida, deve grippare meccanicamente e chimicamente sui pin, ma tutto quello che poi rende la scarpa ferma durante il riding è l'intersuola in Eva. Questo materiale riesce ad assorbire tutte le vibrazioni che arrivano dal nostro riding e quindi permette alla scarpa di restare perfettamente ferma sul pedale flat e quindi evita che il piede scivoli via, che è una delle situazioni più pericolose che possiamo trovare durante il nostro riding. Se tra di voi c'è qualcuno che ha utilizzato e utilizza le scarpe 510, sa che la sensazione quando andiamo a appoggiare il piede sul pedale è quella che praticamente non riusciamo neanche a muoverlo. Se vogliamo riposizionare il piede o spostarlo sul nostro pedale, dobbiamo proprio alzarlo, sollevarlo dal pedale e riposizionarlo. Questo secondo me è il massimo che possiamo ottenere per quanto riguarda i pedali flat e secondo me ad oggi sul mercato non c'è nessun altro marchio che ha queste caratteristiche di utilizzo e di grip come 510. In questo caso parliamo appunto del modello Freeride Pro e ancora più nello specifico questo modello è quello realizzato con materiali riciclati, sia per quanto riguarda la suola sia per quanto riguarda la tomaia. Infatti, rispetto al modello Freerider Pro normale, tra virgolette, che ho qui, che è quello che ho utilizzato 2 anni fa, infatti vedete la suola è parecchio consumata, lo vedete perché i materiali sono molto più traspiranti, molto più leggeri e secondo me molto più estivi, anche se ho utilizzato questa scarpa tranquillamente anche in inverno. Ovviamente se soffrite un po' di più il freddo ai piedi, in inverno non vi consiglio questa scarpa, anche se devo dirvi che io preferisco molto questa perché risulta anche più leggera a livello proprio di peso e di sensazione indosso. Questa, la vecchia Freerider Pro con diciamo il tessuto classico, simil pelle,
Devo dire che l'ho apprezzata molto perché resiste molto bene allo sporco, è facile da pulire rispetto a questo materiale e sicuramente offre una protezione un po' più consistente quando magari troviamo condizioni umide o bagnate. Anche se all'opposto, questo materiale è più traspirante e più leggero, riesce a far uscire meglio magari l'acqua quando giriamo in condizioni di bagnato e quindi evitiamo meno l'effetto acquario all'interno delle scarpe, che non è mai bello. A livello di durabilità, ovviamente la scarpa che grippa è più morbida e più si consuma, ovviamente, ma lo sappiamo benissimo, però nello stesso contesto dobbiamo pensare al fatto che se vogliamo prestazione ovviamente dobbiamo sacrificare qualcosa, e in quanto a durabilità, se siamo dei biker che vanno assiduamente con la bici e vanno magari 3-4 volte a settimana, sicuramente questa scarpa ci consumerà un pochettino di più. Devo dirvi però che io queste scarpe le ho veramente tritate e le ho utilizzate davvero su tantissimi trail per tantissime ore, e allo stato attuale, ad esempio su questa scarpa, nonostante la suola sia consumata e tra l'altro l'altra, la sinistra, è pure quasi forata, la suola Stealth, il grip non è venuto a mancare. Questo perché ovviamente la mescola è unica e fino a che la suola non è totalmente disintegrata, il grip rimane praticamente lo stesso. Quindi ragazzuoli, a chi consigliare questa scarpa? Sicuramente ad ogni biker, perché se siamo degli affezionati utilizzatori del pedale flat, questa scarpa la troverete super super comoda, ma soprattutto super performante, sia che siate dei biker di lunga data sia che siate dei principianti. Vedo troppa gente magari comprare 5, 6, 7, 8 mila euro di bici, ma davvero spendere pochissimi soldi per quanto riguarda i punti di contatto con la bicicletta. I pedali e le scarpe sono secondo me fondamentali, vi possono totalmente cambiare la vostra esperienza, il vostro stile di guida, quindi spendete davvero un pochettino di budget su questi accessori perché possono fare davvero la differenza, provare per credere. Ultime informazioni utili: il prezzo di questa scarpa sul sito 510 è di 150 euro, ma online trovate magari tramite le scarpe delle annate precedenti qualche offertina, e i prezzi vanno sì, e le taglie vanno dal 36 fino al 50, quindi anche qui potete trovare davvero la scarpa che fa per voi, perché su tante taglie sono presenti anche i mezzi numeri. Se vogliamo invece parlare di una scarpa un pochettino più protettiva e magari un pochettino più tuttofare, possiamo andare sulla Trail Cross Mid. Questa scarpa in stile stivaletto l'ho utilizzata tantissimo questo inverno, nonostante la tomaia sia un pochettino più leggera, un po' simile alla Freerider Pro che abbiamo appena visto ora. La cosa ovviamente che salta subito all'occhio è il fatto di avere questa calza interna elasticizzata che va a chiudere la caviglia e permette alla polvere, ai detriti, di restare all'esterno della scarpa e quindi evitare di portarci a casa un sacco di polvere all'interno appunto della tomaia e sporcare poi anche tutte le calze e tutto il resto. Quindi super comoda, anche questa devo dire che l'ho trovata fin da subito appunto confortevole. Nonostante ci sia questo elastico appunto e questa calza molto alta, infilare il piede non è per niente scomodo, anzi scorre bene, soprattutto se utilizzate calze tecniche, non in cotone, e rimane il fatto di avere dei lacci che possono essere diciamo un po' messi come vogliamo, perché se si vuole chiudere la scarpa fino diciamo ad un'altezza classica da sneaker, non a collo alto, possiamo farlo, altrimenti possiamo chiudere la scarpa proprio in vero stile stivaletto e creare appunto una connessione molto molto più salda tra il piede e appunto la calzatura. Anche qui troviamo ovviamente la tecnologia Stealth per quanto riguarda la suola, e la troviamo anche un pochino più aggressiva rispetto alla Freerider Pro che vi sto mostrando in comparativa in questo momento. Tutti i piccoli cilindri che compongono appunto la texture della suola sono un pochettino più sporgenti e quindi ci permettono anche di camminare ed avere un po' più di grip meccanico, non solo chimico, che viene dalla mescola della suola, quando magari scendiamo dalla nostra bici, sia nella parte anteriore ma soprattutto anche nella parte posteriore, dove troviamo queste scanalature che ci permettono di avere un po' più di stabilità. Sicuramente un pochettino più comoda a livello di calzatura, perché la parte posteriore è un po' più alta rispetto alla Freerider Pro,
secondo me, la figata che avendo questo materiale molto molto traspirante riusciamo ad avere il piede fresco anche nelle situazioni un po' più calde in estate, nonostante appunto la calzina che ci chiude sopra la caviglia. Questa scarpa sicuramente la consiglierei magari a chi vuole un po' più di protezione, perché all'interno della caviglia all'altezza del malleolo troviamo una piccola paratia in D3O, quindi materiale viscoelastico che è morbido ma quando viene colpito diventa molto più duro e resistente. E quindi magari ad esempio chi vuole fare enduro, chi magari va con le bike e vuole una protezione totale per quanto riguarda la caviglia, sicuramente gli consiglierei di comprare una scarpa del genere. Anche chi magari ama fare portage, vuole un po' più camminare e vuole avere una scarpa diciamo un po' più tecnica rispetto a una freerider, perché è molto più simile ad una sneakers tradizionale. Prezzo di questa ovviamente sale un pochettino, parliamo di 170 euro, e anche qui lo stesso discorso delle taglie che vanno dalla 36 alla 50, quindi potete trovare tutte le mezze misure che vi servono nel caso siate insicuri. Finiamo poi con una scarpa invece SPD, che è la Trail Cross CL. Stesso nome, stesse caratteristiche per quanto riguarda la tomaia, quindi stessi materiali, molto traspirante, suola praticamente identica, con l'eccezione che nella parte frontale al centro troviamo appunto le scanalature per montare le tacchette SPD. Vi faccio subito una nota: non ho utilizzato le scarpe con i pedali Shimano, ma solo con i pedali Crank Brothers, che sono anche un po' più, secondo me, più difficili da gestire per una scarpa rispetto agli Shimano, che invece trovano molta più facilità nella compatibilità con diversi produttori di scarpe. Ho utilizzato queste scarpe sia con i mallet e che con i mallet trail e devo dire che non ho trovato nessun tipo di problema. L'aggancio e il disaggancio della scarpa sono sempre stati super super facili e veloci. Ho solamente applicato la placchetta di plastica sotto appunto la tacchetta per sollevarla appena appena dalla suola. Però nonostante questo, in fase di camminata non si avverte minimamente la tacchetta toccare con il terreno. Anche qui, per quanto riguarda la texture, troviamo un disegno della suola bello aggressivo. Abbiamo sempre i tacchetti che vengono intervallati da queste scanalature e anche nella parte posteriore comunque la suola è bella bella aggressive. Stesso discorso per la chiusura, abbiamo i lacci, mentre qui nella parte sopra abbiamo questa fascia strap, un po' di polvere, questa fascia strap che ci permette di serrare ancora meglio la scarpa e soprattutto proteggere i lacci ed evitare che appunto la scarpa si apra durante l'utilizzo. Consigliere questa scarpa a chi magari pedala tanto, vuole una scarpa tecnica, vuole una scarpa traspirante, ma non vuole una scarpa troppo cross countristica o troppo rigida per quanto riguarda la suola. Questa qui è una scarpa molto comoda, è molto più simile ad una scarpa da camminata in montagna piuttosto che una scarpa da cross country gravel. Anche per il gravel ve la consiglierei. Per chi vuole fare un po' più enduro o bike park, forse punterei ad altro, come alle Freerider Pro o alle Hellcat o alle Impact, perché non abbiamo la protezione del malleolo qui nella parte interna della scarpa e soprattutto questa scarpa risulta un pochettino più morbida nella tomaia, quindi in caso di urti con detriti, sassi o anche solo il telaio della nostra bicicletta durante il riding non avremo una grande protezione. Questa è la scarpa delle tre che vi ho mostrato oggi che costa di meno, perché parliamo di 140 euro sul sito, diverse colorazioni come anche ovviamente per le scarpe che vi ho fatto vedere prima, e anche qui le taglie hanno sempre il range dalla 37 alla 50, quindi fate la vostra scelta. Detto questo ragazzuoli, spero di avervi fatto capire un po' di più qual è stata la mia esperienza con il marchio 510, che devo dirvi utilizzo ormai da una vita con molta molta soddisfazione e continuerò ad utilizzarlo, anche perché accompagna da sempre il mio riding. Fatemi sapere anche voi la vostra esperienza, sia se avete utilizzato scarpe SPD che se avete utilizzato magari le flat, che secondo me sono quelle un po' più fighe del marchio 510. Detto questo ragazzuoli, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale se è la prima volta che arrivate qui, in descrizione trovate tutte le info dei prodotti che vi ho fatto vedere e trovate anche tutta la gamma di prodotti 510, e noi ci vediamo al prossimo video.